panchina della Nuova Sante ad aspettare il fischio che arriva adesso. Il Castelnuovo Vomano pareggiando 1-1 al Rubens Fadini contro una straordinaria Nuova Sant'Egidiese. Stacca il biglietto color eccellenza. Meno male, un'emozione unica, no? Perché poi la fine della partita, insomma, si era messa male, l'avete recuperata, quell'errore di Cattenari all'ultimo secondo del tempo regolamentare, che insomma vi ho visto un po', le facce erano bianche, lo possiamo dire. Esatto, no, partita combattuta, lo sapevamo che il Sant'Egidio comunque è una squadra che non molla, che combatte fino alla fine, che avevano preparato la partita benissimo, quindi ci aspettavamo una partita del genere. Siamo stati più forti noi, io adesso non voglio elogiare i miei, ma siamo stati più forti noi, l'abbiamo meritato sin dall'inizio, dalla prima giornata, e niente, adesso si festeggia. All'interno dello spogliatoio naturalmente tanta felicità, tanta contentezza, ma che settimana è stata? Perché naturalmente la Nuova Sant'Egidiese ha giocato il match con il piano della lente, ha lasciato il cervello acceso per più giorni rispetto a voi, e quel periodo come l'avete vissuto? L'abbiamo vissuto, guarda, martedì, mercoledì in modo tranquillo, poi da giovedì iniziate un attimino un po' di nervosismo, di tensione, i ragazzi in allenamento scherzavano, ridevano, ma si vedevano che erano già concentrati. Sabato abbiamo fatto l'allenamento di finitura e l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile. Naturalmente arrivano le telefonate, credo anche da casa, da amici che vogliono congratularsi per questa partita. Adesso uno sguardo anche all'anno prossimo, perché con tutto il rispetto la categoria cambia. Si sale di livello non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche insomma l'aspetto mentale può fare la differenza. Io ti dico adesso che ci andiamo a godere questa festa, ci andiamo in vacanza, ci riposiamo, ci rilassiamo, poi vedremo un altro anno al giugno, luglio, come impostare la nostra stagione. Mister Di Amicis, sicuramente questa sera non potete rimproverarvi nulla, non avete sbagliato davvero niente. Che cosa è mancato secondo lei per cercare di portare l'eccellenza dalla vostra parte? Allora, rimproverare niente ragazzi è evidente la cosa, perché credo che si sia giocati solo noi. Abbiamo sciupato troppe occasioni da gol, quindi un po' più di cinismo e di esperienza, cattiveria sotto porta, questo sì. E io non sono abituato a parlare mai delle decisioni arbitrali, ma c'è stata un'evidente ingiustizia sul mio giocatore quando la maglia si è allungata di più di mezzo metro. Al di là di questo, i ragazzi sono usciti tra gli applausi, abbiamo tentato tutto fino al 120esimo, avendo l'ultima occasione all'ultimo secondo. Questo è a testimonianza che i ragazzi avevano veramente tanta voglia di portar via il risultato e l'avrebbero meritato. C'è stata il calcio, quando ho visto alcuni ragazzi in lacrime nello spogliatoio, dall'alto della mia esperienza non calcistica ma di vita, ho detto che le cose per cui piangere sono altre, e purtroppo ne avranno modo, perché prima o poi tutti avremo qualcosa su cui piangere seriamente. Questo certo, il rammarico di non essere riusciti a portar via questa promozione, questo passaggio, perché sinceramente lo meritavano. Io alla fine della gara, dei tempi regolamentari, ho chiesto un attimo di aggregarsi intorno al campo, mi sono messo al centro e ho detto che le squadre inglesi avevano fatto scuola, e quello avrei voluto fino alla fine, lo hanno fatto, è mancato un pizzico veramente di buona sorte. Durante la regular season c'è stato un momento in cui però ha pensato: questa cosa l'ho sbagliata, questa cosa l'abbiamo sbagliata per ottenere un posizionamento migliore appunto in griglia playoff? Perché prima dicevamo, voi avete giocato il turno col piano della lente, mentre il Castelnuovo ha potuto un attimino anche gestire, no, fisicamente e mentalmente questo periodo. Durante la regular season manca o è mancato qualcosa alla sua squadra? Guardi, io sono arrivato a 4 partite dalla fine, i ragazzi le hanno vinte tutte con un largo margine di scarto, abbiamo subito un solo gol e non so quanti ne abbiamo fatti, quindi sono arrivato che la squadra era quarta in classifica e purtroppo siamo rimasti quarti pur avendo vinto 4 gare su 4, quindi il fatto che loro hanno riposato un po' non credo che sia stato uno svantaggio per noi, anzi io ho detto ai ragazzi prima della gara che noi eravamo un treno in corsa e loro dovevano partire da fermo, e la partita è stata così. Purtroppo
è mancato un pizzico di buona sorte, ripeto, e forse qualche svista arbitrale poteva cambiare le sorti. A prescindere dal risultato, che poi non è una sconfitta, lo ribadiamo, ma è un pari, io ho affermato in diretta che queste sono due squadre, quelle di oggi sono due squadre pronte per l'eccellenza, non solo per quello che hanno dimostrato appunto in questa giornata, ma anche e soprattutto durante la regular season. Cosa deve fare la nuova Sant'Egidiese l'anno prossimo per provarci ancora? Perché tecnicamente può mancare qualcosa e anche sotto l'aspetto dell'esperienza forse c'è bisogno di altro. Qual è l'ingrediente giusto per Mister De Amicis? Guardi, io non so, mi fai una domanda un po' a cui faccio fatica a rispondere per due motivi. Uno, loro mi hanno chiamato ad allenare la squadra in un momento in cui io avevo tirato i remi in barca per impegni lavorativi e per scelte di vita, quindi pensavo di non allenare più. Loro mi hanno convinto e sapevo di avere una buona squadra, sapevo di stare vicino casa, quindi di riuscire a conciliare lavoro con questo, che poi alla fine porta via tempo, è impegnativo se lo fai con serietà e con passione. I discorsi per l'anno prossimo io non posso aiutare né la società né voi, perché non so quale sarà il mio futuro. Però questa gara ha messo voglia a Mister De Amicis di rimanere in corsa. A me hanno messo, io ho ringraziato i ragazzi che erano con le lacrime agli occhi, perché ho detto che in questi due mesi mi hanno fatto veramente divertire. Sono stato orgoglioso di allenare questo gruppo, e cosa che poi io non conoscevo, per me era un gruppo nuovo, tranne alcuni giocatori che avevo già allenato, per me era un gruppo e un ambiente nuovo. E la cosa che ribadisco, e lo faccio davanti alle telecamere, è un grazie ai ragazzi, perché avevo chiesto di uscire tra gli applausi comunque fosse andato al risultato. Così è stato e merito a loro, tutto a loro. Escludendo la partita di oggi, Mister De Amicis, si può affermare che gli esiti del girone A di promozione hanno rispecchiato i veri valori di tutte le squadre, sia naturalmente in zona alta ma anche nella zona play-out e nelle retrocessioni? Anche questa è una domanda un po' a cui non sono preparato. Io non ho mai allenato in Abruzzo, nonostante sono abruzzese, nonostante ho giocato tantissimi anni, più della metà della mia carriera l'ho fatta in Abruzzo, ma come allenatore non ho mai allenato. Io non conosco il girone, io ho detto a loro anche che forse non ero la persona adatta, e non lo dico per falsa modestia, ma perché non conoscevo proprio il girone, non conoscevo la categoria e soprattutto non conoscevo il calcio abruzzese di dilettanti. Quindi non so dirvi se questi sono i veri valori. Io credo di no, perché la mia squadra doveva e meritava il passaggio del turno. Col capitano Ciminà, che è in Nasorotto? Ah, vabbè, per i festeggiamenti immagino. No, Ho un colpo in campo. Vabbè, lasciamo stare, anche perché il match è finito. Sì. Prima con Menaguali dicevo i brividi su quel rinvio di Cattenari, e tu ci hai messo una pezza proprio all'ultimo secondo, altrimenti forse non si sarebbero disputati nemmeno i tempi supplementari. Sì, è stato un infortunio nel nostro portiere, colto tutto. Secondo me è un portiere fuori categoria, l'errore singolo ci sta. Sono stato bravo e fortunato, quindi non voglio appellarmi all'episodio, ma a questa squadra, a questo gruppo di uomini veramente fantastico, senza parole. Oggi non era facile, siamo andati sotto, dalla loro parte il pubblico, anche molto numerosi e chiassosi. Noi siamo stati bravi, siamo una squadra esperta, abbiamo aspettato il momento per incidere, l'abbiamo fatto con il nostro bomber. Il campo, erba naturale, voi naturalmente giocate su un altro terreno, vi allenate su un altro terreno, questo lo voglio rimarcare, quanta difficoltà vi ha dato, se c'è stata ovviamente difficoltà? Ma sicuramente la Santa era più abituata a questo tipo di terreno. Noi sapevamo, insomma, io qui sono diciamo di casa, perché ho giocato 5-6 anni in questo stadio, è tutto bellissimo, però sicuramente erano un po' avvantaggiati, ma noi comunque non volevamo alibi e scuse, volevamo portare l'eccellenza a questa fantastica società, al presidente di Flaviano, che ringrazio, al main sponsor, dottor Marini, fantastico, e tutti gli altri componenti, sponsor e dirigenti, tutti dal primo all'ultimo. Castelnuovo merita l'eccellenza e speriamo di rimanerci il più lungo possibile. Con il presidente di Flaviano una gioia immensa, è arrivato negli spogliatoi, io l'ho bloccata, addirittura meglio di Ciminà che la voleva portare dentro, quindi diciamo che come stopper vado bene anch'io. Come l'ha vissuta questa esperienza? La finale, questa è stata veramente molto, molto provante, una tensione che non avevo mai provato, è stata dura, anche se poi in campo non è che abbiamo sofferto più di tanto, però sugli spalti forse si avvertiva di più. Non giocarla è sicuramente più difficile.
dicevo in telecronaca diretta, un piccolo comune, un piccolo centro dell'entroterra teramano che potrebbe avere addirittura, noi speriamo di no, ma due squadre in eccellenza, perché alla Torrese auguriamo il salto di categoria, però già questo è un risultato importante. Come si fa calcio in queste piccole realtà? Beh, insomma, abbiamo una grossa tradizione di calcio e poi insomma siamo un piccolo centro, però insomma raccogliamo tutto il circondario e insomma, abbiamo anche un settore giovanile importante, quindi diciamo che ci difendiamo bene. L'anno prossimo, perché ora i tifosi e non solo chiedono qualcosa di importante, naturalmente questa squadra, con tutto il rispetto, non potrà bastare, ci sarà bisogno di innesti importanti e credo che questa società stia già programmando il futuro. Ovviamente, però adesso pensiamo a goderci questa vittoria e poi insomma, le posso chiedere il programma dei festeggiamenti oppure è tutto top secret? Ovviamente, perché per Scaramanzia forse non avete organizzato. Io sono particolarmente scaramantico, quindi ovviamente non abbiamo pensato a nulla. Adesso insomma, ci dobbiamo rilassare perché veramente la tensione è tanta, quindi andremo a festeggiare. Mister Di Giuseppe, è un sogno che state toccando realmente, ma quanto è stata dura, non solo questa partita ma tutta la stagione, perché davvero è un girone di promozione che si è alzato di livello sin dall'inizio. Sì, il livello della promozione si è alzato veramente, dopo la fine l'ha spuntata la Angizia Luca e noi siamo riusciti a rimediare con questo playoff, insomma. E i risultati che provenivano da Avezzano e da Vasto, naturalmente sempre in contatto per cercare di capire se questa realmente poteva essere l'ultima gara oppure un altro ostacolo, Bagigalupo Vasto Marina, che è uno squadrone arrivato a seconda solo alle spalle del Lanciano. Sì, e sinceramente io dalla panchina non ho nemmeno chiesto, capito? Ero troppo concentrato sulla partita, però dopo la fine me l'hanno detto e sono esploso di gioia, normale. L'anno prossimo? Merita l'eccellenza questo mister oppure si farà da parte per dare spazio a qualcuno? Non lo so, questo dipende dalla società, dopo io sto qua a disposizione, dopo quello che viene è tutto di buono, per me non fa niente.